Sì, appunto, e qualche secondo in più. No, l'episodio è questo: un mio amico che non stava proprio nel settore delle edicole, però un giorno si era un po' scocciato appunto di questi clienti frettolosi e così. Allora, cosa ha fatto? Ha messo dietro la cassa un quadro con un punto interrogativo e, e questo scatenava commenti al non finire. Certo, Da parte, certo, perché qual è la certo. cosa? Una volta che c'è l'abboccamento, appunto, come si dice, poi dopo lì si apre un mondo Sì, perché la gente vero. chiede, si interessa, vuole approfondire, è curiosa, appunto, e tutto sta. Ma E la fretta con la quale è entrata sparisce. sparisce, bravo, sì, È esatto. così, Improvvisamente, perché nella lista delle priorità, alla fine, quella della socialità, sta sempre al primo Bravo, posto. bravo. Guarda, ti confermo questa cosa perché è una delle questioni che mi ha fatto riflettere anche su questo mio rivoluzionamento degli schemi mentali miei e dei miei clienti. È stato anche questo perché, ok, capisco quello che scende dalla macchina di corsa, entra, se risale in macchina, se no, ma spesso e volentieri succedeva che entravano di fretta. E poi, preso il giornale tutto, stavano fuori dall'edicola un quarto d'ora, 20 minuti a chiacchierare perché incontravano una persona. E io dico, ma se avevi tutta questa fretta, la persona la saluti di fretta e te ne vai. Perché ti fermi a chiacchierare con lui e non con me, eccetera, eccetera, eccetera? Certo. Cioè, quindi anche questa fretta dei clienti, tra virgolette, è un'abitudine loro, no? Che la Sì. si può modificare, cambiare, attenuare. Non è che noi dobbiamo inventarci chissà che cosa, proprio questo punto. E quindi su anche la questione dei libri, come noi spesso e giustamente ci vantiamo di conoscere la nostra clientela, i loro gusti, le loro aspirazioni e così via, dare a loro la possibilità di poter valutare anche la possibilità di un acquisto di un libro che sappiamo già in partenza che gli può interessare. Beh, si crea questo tipo di rapporto con il cliente che quando si trova al supermercato dice: No, aspetta, non lo prendo qui, vado dall'Amilcare perché magari con l'Amilcare intanto ci scambio anche due chiacchiere, no? Perché poi alla fine la gente queste considerazioni le fa, le facciamo noi quando ci troviamo noi proprio in funzione di cittadino consumatore, spesso e volentieri andiamo da un elettrauto piuttosto che un altro, perché intanto che mi cambia la lampadina ci faccio due chiacchierate, una chiacchierata sul Milan, sul governo e su quant'altro, no? Certo. E allora, insomma, siamo tutti uguali poi alla fine. Beh, E ma questa idea del libro con questa dimensione, non, io te l'ho già detto, io non mi voglio che l'edicolante si sostituisca al libraio, perché anche il libraio ha una sua figura importante, tradizionale e così via, però può essere questo meccanismo anche di impulso ad una lettura diversa da parte del cittadino di argomenti che lo interessano, eccoci. E per noi è quel centesimo in più, che non dico che è il centesimo di Paperon de Paperoni, però è quel centesimo che è la somma che fa il totale, dico sempre. bene, allora io ti invito dopo ad ascoltare il collegamento con Barbieri Con perché, Giuliano. con Giuliano perché c'è una piccola novità che riguarda anche il Sinaggi nazionale. Vedremo se riusciremo a portare a casa questo progetto annunciato nel colloquio con Certo. Giuliano e io non lo dico adesso perché voglio lasciare insomma un po' la sorpresa Giustamente, no, no, giustamente sono all'attenzione di d'accordo. tutti, però è una cosa, Giuliano l'ha accolta con molto favore e vedremo se riusciremo a mettere insieme qualche provincia e inserirci anche noi meglio e con più visibilità, tra l'altro, perché questa cosa Bravo, bravo, bravo. farà parlare degli edicolanti in tanti altri punti del sistema dei mass media e vedremo se riusciremo a inserirci anche noi, visto che ci
ci stiamo riuscendo male con i sondaggi, e però anche qui, guardate, avete incontrato un ingegnere che è digiuni e un filosofo giornalista che è Fabio Sebastiani, che non molleranno il colpo fino a quando non usciranno i sondaggi. Allora, guarda, tu mi hai trovato nel momento in cui stavo lavorando su un file di tutte le strutture provinciali, ecco. E sostanzialmente assegnando ad ogni provinciale il numero di colleghi da coinvolgere su questa cosa, perché è estremamente importante, e si ricollega a quello che volevo dire, non che quello che sta facendo adesso Modena sia fumo, per carità di Dio. Però noi dobbiamo imparare a vendere un po' di più il fumo che produciamo, questo è il punto. E la radio è stato un primo passaggio, ma anche questa iniziativa di Modena, se noi ci impariamo a fare le conferenze stampa, i comunicati stampa, a metterci un po' di prosopopea, a metterci i ricamini sopra, tutte queste cosettine qui, che alla fine la forma diventa sostanza. No, perché si incomincia a sapere che noi ci stiamo muovendo in certe direzioni, e questo ci aiuta ancora a mettere un altro centesimino nel cassetto. Sì, tra l'altro è un soldino non disperso, lo voglio dire, perché sia nella legge di riforma dell'editoria, sia nell'accordo nazionale, credo, ci sarà un maggior peso per comuni, regioni, le province non ci sono più, ma diciamo che i rapporti con il territorio saranno più forti. Anche qui c'è una mentalità da cambiare, non tanto per gli edicolanti, no, quanto per gli amministratori pubblici. Devono capire che le edicole si stanno mettendo su un percorso nuovo, e questo deve portare può arrivare soltanto attraverso un cambio di mentalità. Abbiamo visto l'esempio di Torino, adesso faremo anche interviste a Palermo, a Pesaro, insomma faremo in modo che alla fine, nel confronto con gli amministratori pubblici, con i sindaci in particolare, non ci si riduca solo a parlare di suolo pubblico, no? Bravo. Ma anche di altre funzioni, perché le edicole stanno nel contesto urbano, nei flussi di comunicazione urbana, sono una realtà importante della città. Questa realtà non viene valorizzata, lo sappiamo benissimo, e è arrivato il momento di cambiare un po' la musica. Esattamente, è proprio questo l'impegno, lo sforzo, perché è inutile che ci parliamo tra di noi quanto siamo bravi, belli, sfruttati, eccetera, eccetera. Dobbiamo portare queste condizioni e queste novità all'esterno. Portate all'esterno, facendole conoscere all'esterno, c'è anche l'altro tema legato, che cioè noi siamo nei posti, diciamo così, clou delle città, no? Nei posti interessanti, ma non solo dal punto di vista commerciale, economico. Siamo anche nei posti interessanti dal punto di vista sociale, e quindi il fatto che ci sia un'edicola aperta anche per quanto riguarda i rapporti con il comune, con la sicurezza pubblica, può essere una lanterna sulla città, non solo dal punto di vista, ripeto, culturale, ma anche di rapporto con le amministrazioni, per segnalare, per rapportarsi e migliorare anche la qualità di vita del quartiere nel quale l'edicola è posizionata. Già, è vero, appunto, io voglio ricordare, e Amilcar già lo sa perché ne abbiamo parlato, ma l'ANCI ha concluso un accordo proprio con le fondazioni bancarie. Le fondazioni bancarie dovrebbero farvi suonare qualche campanello in più, proprio su un programma di miglioramento della sicurezza nelle città, dove appunto verranno impiegati dei fondi. Su questo bisogna aprire un confronto chiaramente con i sindaci, che non vi verranno a cercare, non verranno a cercare gli edicolanti, no? Anzi, la loro idea è quella di, vabbè, solo pubblico è la prima associazione mentale, l'altra associazione è, ma tanto i giornali non si vendono, quindi non ci vado dall'edicolante, no? Ecco, bisogna guadagnare qualche metro, ragazzi. Bene, allora sì. Amilcar, io ti ringrazio, scusa se ti ho disturbato in modo non previsto. È sempre un piacere. Però, come hai detto tu,
questo anche cerchiamo di moderare un po' i nostri interventi, perché questa radio è anche e soprattutto la voce del vicolante, quindi sì. Noi vorremmo veramente che e come stiamo spingendo, dicendo ai nostri provinciali, ma non c'è un tuo collega che possa parlare lui invece di te come segretario e così via. Cioè stiamo lavorando con molta fatica e con molta pazienza, però questa è la direzione, siamo convinti che la direzione è quella giusta. Ci vorrà un po' di tempo. Pazienza, ma comunque sfrutteremo tutto il tempo che ci occorre. Eccoci. Grazie Mirka.